chiude tra i sorrisi con un arrivederci alla prossima estate, la seconda edizione del Grest Sportivo gratuito, firmato ASD Città di Belpasso e patrocinato dalla locale amministrazione comunale. Un mese entusiasmante, carico di fatica, ma nello stesso tempo divertente per un numero di partecipanti di grande spessore. In 200 hanno colorato i pomeriggi dello stadio Nuccio Marino San Gaetano e, pur con l'odore di vacanza nell'aria, anche nell'appendice del 31 luglio, una sorta di proroga voluta dalla società organizzatrice, in tanti hanno avuto il piacere di incontrarsi per un po' di gioco e salutarsi durante il rinfresco finale, prima dell'agosto festivo. Momenti di sport e socializzazione per i belpassesi più giovani, pronti a ripartire il 4 settembre sotto forma di scuola calcio. E anche in questo caso per la seconda stagione consecutiva, sempre nell'impianto di Contrada San Gaetano e nei campetti di Contrada Timpamagna a nord di Belpasso. Grande soddisfazione di tutti, organizzatori e staff, e un ringraziamento particolare alla Misericordia locale che ha fornito un grande contributo, soprattutto nei giorni più critici dal punto di vista climatico. L'intervento del presidente della città di Belpasso, Paolo Conte, durante il saluto ai ragazzi, alle famiglie e agli animatori istruttori del Grest, capitanati dal responsabile Giuseppe Trovato. Almeno abbiamo visto si sono divertiti, quando vediamo questo per noi è il massimo dell'aspettativa che poteva esserci. Quindi ringrazio sempre i genitori per la fiducia, i bambini per la partecipazione, mi spiace che oggi non siamo tutti, che capisco che tanti già sono in vacanza. Niente, ci tengo a ringraziare tanto gli istruttori che ci sono stati in questo Grest, perché senza di loro non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato. Li ringrazio tutti e niente, buona estate a tutti. Thank you.